Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerdclub, io sono Ghela. Come prima cosa volevo scusarmi e scusarci con voi per il fatto che non abbiamo caricato ultimamente dei video di grande utilità o comunque legati al mondo della tecnologia per il semplice fatto che ci troviamo in vacanza in fasi alterne ed è un pochino difficile in questo momento organizzarci per quanto riguarda diciamo il canale, quindi pubblicare dei video più corposi, più interessanti e fatti meglio, diciamo. Abbiamo quindi realizzato alcuni unboxing che probabilmente avete già visto e spero che comunque vi siano piaciuti. Stiamo comunque tornando più carichi di prima, abbiamo già dei video pronti per voi e su delle cose anche molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda un accessorio per la GoPro 4, ad esempio, uno stabilizzatore eccezionale, ma non voglio dirvi niente di più in questo momento, vi lascio poi al video che arriverà molto probabilmente nei prossimi giorni, nel giro di 1 o 2 giorni addirittura. Questa è forse la prima volta che facciamo un vero e proprio gameplay o comunque semplicemente una dimostrazione, diciamo, di un gioco in real time. Questo è Ark Survival Evolved. Molti di voi sicuramente lo conosceranno, è un gioco molto discusso e molto chiacchierato, soprattutto per dei limiti tecnici che ha in questo momento. È un gioco in accesso anticipato che trovate su Steam a 28 euro. E ha portato con sé fin dal lancio alcuni problemi riguardo alla gestione, al controllo degli FPS che ancora adesso sono abbastanza traballanti, sebbene siano state implementate alcune funzionalità con le patch, con le ultime patch che hanno portato ad avere un buon range di FPS durante il gioco. Capitano ancora dei cali di FPS abbastanza radicali, arrivare addirittura anche a volte a 4-5 FPS, ma ultimamente sempre più raro. Fate conto che in questo momento io sto registrando con Shadowplay con una GTX 970, quindi già una scheda di un certo tipo, e riesco a mantenere più o meno, tenendo comunque livelli abbastanza bassi, riesco a tenere più o meno i 50-60 frame per secondo, quindi non è certo ancora una situazione accettabile, però si riesce comunque a giocare e a divertirsi con questo titolo che, ragazzi, se non avete ancora avuto modo di provarlo, ve lo consiglio assolutamente perché è veramente forte, veramente divertente. È un survival, sostanzialmente, come dice il nome, e dovremo sopravvivere in questo mondo che non si è ancora capito se si tratta di un mondo ancestrale oppure un mondo futuristico, diciamo, alla Jurassic Park, dove poi i dinosauri sono stati reintrodotti, perché fin dalla nascita, fin dal momento in cui mettiamo piede su questa isola, ci troveremo a che fare con questi oggetti futuristici, con dei totem giganteschi che dopo magari vi faccio vedere appena riusciamo a visualizzarne uno, e soprattutto una specie di chip o gemma incastonata nel nostro polso che ci permette di accedere poi a quello che è il nostro inventario. Ecco, lo vedete qui in basso a sinistra. Quindi quello che poi è il gioco di per sé è abbastanza semplice, nel senso che dovremo sopravvivere giorno dopo giorno su questa isola colma e piena di dinosauri, veramente da far paura. In questo momento io e Bex ci siamo costruiti una base di tutto rispetto, non è certo a livelli di alcuni giocatori che sono veramente avantissimo, però come vedete siamo riusciti a costruire un portale immenso di metallo. Guarda, non vi sto qui a spiegare, abbiamo bisogno addirittura del gasolio, dell'olio, insomma, è un'evoluzione continua. Si parte con una semplice ascia, o meglio, in realtà senza neanche un'ascia, quindi a mani nude a spaccare la legna, a raccogliere materiale utile per costruire il primo utensile, fino ad arrivare addirittura ultimamente con le ultime aggiunte ad armi da fuoco di un certo tipo, addirittura mitragliatori automatici e armi molto molto potenti. Per questo primo gameplay, poi dopo magari ne faremo qualcun altro anche quando ci sarà Bex, così da farvi vedere un po' quello che si può fare in questo gioco e anche divertirci un po' con voi, vi voglio far vedere quelli che sono i dinosauri che abbiamo addomesticato, o come si dice in questo gioco, o meglio, in una versione totalmente italianizzata, abbiamo tamato, perché ovviamente deriva dal termine taming, che praticamente è la possibilità di addomesticare un animale selvaggio. In questo caso abbiamo un megalodonte, chiamato Megalodon in questo gioco, quindi
Quindi l'antenato, diciamo, il papà dei nostri squali, potentissimo, utilissimo soprattutto per quanto riguarda la raccolta dell'olio che troveremo soltanto in fondo al mare. Quindi questo è fondamentale. Una cosa da notare, lo vedrete durante tutto il video, c'è una chat globale sulla quale tutti gli utenti che si trovano in questo momento su questo server e su questa isola possono interagire con noi e con tutti gli altri. E devo dire che siamo fortunati perché su questo server in questo momento ci stanno aiutando tanto, ci stanno aiutando tanto, sono tutti giocatori molto simpatici e insomma ci si trova bene. Abbiamo poi due stupendi leoni a denti a sciabola. Abbiamo Lea 2, vabbè, nome provvisorio, scusate, e Lea che sarebbe la prima che abbiamo addomesticato. Abbiamo un Argentavis, e in questo caso non gli abbiamo dato ancora il nome, dovremmo darglielo. Anzi, se avete qualche idea, lasciate un commento qui sotto. Abbiamo Tino, e Tino, vabbè, ovviamente è il nostro elefantino, ovvero il nostro mammut in realtà. Ormai già cresciuto parecchio perché eravamo preso a livello 3 e siamo a livello 22, quindi direi notevole. Scusate, c'è stato un piccolo lag. Anzi, adesso andiamo a dargli magari un qualcosa in più, visto che possiamo crescere di livello, andiamo a dargli ancora la possibilità di incamerare più peso, perché vabbè, sostanzialmente il mammut lo utilizziamo per raccogliere legna e anche per raccogliere altri materiali come, diciamo, non proprio il fogliame, comunque i rami, i ramoscelli e il touch. Quindi direi che ci serve moltissimo. E questo è uno degli ultimi arrivati nella famiglia di Nerclub e si chiama Rexy. Ovviamente nome molto semplice, non forse super innovativo e originale, però Rexy è la soluzione, diciamo, a tutti i mali, perché comunque è quello che difende costantemente la nostra base e ci aiuta anche ovviamente a recuperare il cibo per tutti gli animali che dobbiamo comunque mantenere, perché vi faccio vedere, ogni animale ha il suo inventario e in questo caso è pieno di cibo e anche altre cose che sono state raccolte durante i vari combattimenti o comunque le varie lotte contro altri dinosauri e hanno bisogno comunque tutti di cibo per poter ovviamente vivere. Adesso anche in questo caso Lea 2 è aumentata, diamogli un punto di attacco in più perché ci può servire. In questo caso non ha la sella, come vedete, è qui soltanto in difesa alla base. Volevo farvi vedere poi cosa abbiamo fatto dentro la nostra base. Non abbiamo fatto poi niente di particolare, però questa è la nostra base. In sviluppo adesso il nostro orticello. Questa è una cosa più da Bex, in realtà io sono molto più avventuroso e ve lo dirà anche lui. E poi qui dentro invece abbiamo per ora la nostra base, come vedete. Bella, eh? Abbiamo il Fabricator, che è uno degli ultimi strumenti che abbiamo costruito e in questo momento ci serve per andare a costruire l'Industrial Grill, che sarebbe praticamente una griglia per cucinare, ma non l'abbiamo ancora fatta. Probabilmente lo potremo fare nei prossimi episodi. E il polimero che ci serve, che ci è servito soprattutto per costruire il mega portale che abbiamo all'ingresso del nostro piccolo accampamento. Piccolo relativamente, diciamo che sta crescendo piano piano. Qui invece abbiamo la nostra fornace e qui possiamo andare a fondere il metallo per andare a generare, o meglio, costruire i lingotti che ci serviranno poi per fabbricare tante altre cose. Abbiamo un po' di casse, ne abbiamo anche tante altre. Qui sotto dove abbiamo in questo momento i dinosauri e abbiamo qui dentro un sacco di risorse che abbiamo raccolto nel tempo che ci servono poi costantemente come il metallo, l'olio, in questo caso ho trovato due granate, questo sarebbe una sorta di cemento, il gasolio che abbiamo creato e così via, insomma c'è un po' di tutto. E infine i nostri quattro frigo che contengono in questo momento tantissima carne marcia, che attenzione non è da buttare perché serve tantissimo, in quanto possiamo andare a fare, come nel caso del mio arsenale, diciamo, delle frecce narcotiche. O meglio, andiamo a realizzare del narcotico che possiamo usare anche per andare a domesticare degli animali, dei dinosauri, però possiamo anche con questo andare a creare
o meglio a costruire le nostre frecce narcotiche, ci serviranno per abbattere gli animali senza ucciderli e poi decidere ovviamente se recuperarne la carne oppure anche farli diventare parte della nostra famiglia. Adesso facciamo soltanto un piccolo giro, adesso che vi ho fatto vedere più o meno com'è la nostra base, vi faccio vedere un attimo dove ci troviamo, perché la zona ci piace molto in realtà. Prima ci trovavamo a sud dell'isola ed è un'ottima zona per iniziare, ma non è la zona migliore per poi crescere, perché è una zona con pochissimi animali, o meglio pochissimi dinosauri carnivori, però ha anche poche risorse per crescere. Questa invece è una zona a nord-est e siamo sotto alle pendici di una montagna piena di metallo e altri interessanti materiali come il cristallo, e soprattutto piena, ma assolutamente piena di dinosauri di tutti i tipi, da carnivori a erbivori di grossissime dimensioni. Vedete là in fondo, per esempio, anzi adesso andiamo anche a farvelo vedere più da vicino, un bel brontosauro, guardatelo qui che bello. Stanno lottando contro un T-Rex, io direi di intervenire a questo punto. Iniziamo subito così con due T-Rex e un brontosauro, vediamo se il nostro Rexy ce la fa a battere tutti. Assolutamente il primo T-Rex è andato, adesso attacchiamo subito il secondo, poi a questo punto attacchiamo anche il brontosauro. Come vedete ci sono ancora un po' di glitch in questo gioco, come in questo caso soprattutto accade spesso ed è un pochino frustrante, questi corpi che vagano una volta che l'animale è stato ucciso, però stanno migliorando, gli sviluppatori stanno migliorando anche questo aspetto. Una cosa importante da dire, soprattutto per un gioco in accesso anticipato, è che gli sviluppatori stanno veramente sputando sangue su questo lavoro, su questo progetto. Lavorano durante anche tutti i weekend, ogni giorno, quasi ogni giorno esce una patch di aggiornamento. Questo è qualcosa di veramente incredibile, normalmente non siamo abituati, anzi spesso siamo abituati a vedere sviluppatori che lanciano il gioco e poi se ne dimenticano completamente, quindi questo è un punto assolutamente a favore di Ark Survival Evolved. Ha parecchi difetti, l'abbiamo già detto, sul lato grafico è stupendo, assolutamente stupendo, ma ancora troppo pesante. Il gioco è stato realizzato con il motore grafico di Unreal e stanno lavorando, questa notizia dell'ultimo momento, con la Epic proprio per andare a creare uno strumento per permetterci di personalizzare questo gioco. Per questa volta io volevo soltanto farvi vedere un pochino di che cosa si tratta, non volevo entrare poi nello specifico del gioco più di tanto, volevo farvi vedere quello che abbiamo costruito io e Bex in questo momento, e anche per vedere se vi interessa vedere di che cosa si tratta. Noi saremo contenti comunque di fare dei gameplay insieme, io e Bex, per farvi vedere cosa si può fare con questo gioco e farvi appassionare. Magari scaricatelo anche voi e ci troviamo tutti sul server per giocare insieme. La nostra tribù è pronta per accogliervi e per aiutarci a vicenda e migliorare sempre di più in questo gioco, che ne vedrà delle belle, perché come tutti i giochi in accesso anticipato ci permette comunque di pensare che tra qualche giorno, settimana o mese si vedrà sempre qualcosa di nuovo. Ragazzi, per ora direi che è tutto, io vi saluto, entriamo un attimo magari nella nostra base per andare a difenderci da eventuali attacchi di altri dinosauri, anche se poi lo vedremo anche in un secondo momento, i nostri dinosauri sono impostati in modo tale che ad ogni aggressione intervengano per difendere la base e se stessi, quindi tendenzialmente essendo anche molto forti non ci sono poi grossi problemi, però insomma è sempre meglio un attimo difendersi. Ragazzi, io per ora vi saluto, noi ci vediamo con il prossimo video, a prestissimo come vi ho detto, con alcuni video di tecnologia legati al mondo comunque più stretto della fotografia in questo caso, quindi con un gadget per una GoPro Hero 3 o Hero 4. Come sempre lasciate un commento se avete dubbi, domande riguardo a questo gioco, o comunque volete vedere di più, volete vedere qualche nuovo episodio di Ark Survival Evolved. A questo punto, ragazzi, non vi resta veramente che lasciare un bel mi piace.
Noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!